La lavorazione dell'ancia è molto delicata. Soprattutto nella punta si arrivano ad ottenere spessori molto fini. È importante quindi avere dei coltelli ben affilati per non rischiare di rovinare la canna. Esistono diversi strumenti per affilare i coltelli. Io, per esempio, utilizzo una pietra abrasiva o cote che può essere acquistata in tutti i negozi di ferramenta. In genere, le pietre per affilare i coltelli hanno due lati con grandi diverse, una più grossa e una più fina. Più fine è la grana, più raffinata sarà l'affilatura. Io inizio con l'inumidire la pietra, immergendola in acqua per qualche minuto. Anche durante tutto il processo di affilatura preferisco mantenere umida la superficie della pietra. Dopo qualche minuto procediamo con l'affilatura. Partiamo dalla grana più grossa e mantenendo la lama parallela alla pietra, la facciamo scorrere applicando una leggera pressione. Prima da un lato e poi dall'altro. Ripetiamo queste operazioni fino a quando non siamo contenti del risultato. Ora ripetiamo il procedimento con la grana più fina. Dato che dovremo utilizzare il coltello in questo modo, facendo questo movimento, l'ultimo passaggio sulla pietra dovrà essere verso di noi. Un test molto semplice per capire se la lama è sufficientemente affilata è quello di far poggiare, senza applicare nessuna forza, la lama su un'unghia leggermente inclinata. Se la lama si blocca, vuol dire che è stata sufficientemente affilata. Mi raccomando, ricordati sempre di pulire la pietra alla fine dell'utilizzo per eliminare i residui dell'affilatura.